Ok, ragazzi, buonasera a tutti. Siamo qui con il giudice oggi. Prima Pietro. serata, PG giudice. Prima serata di processi. E niente, Ecco qua, bene. Pietro, lo leggo. Command Luca. Ciao, so che sei in live. Ciao, Command Luca. Ciao, buonasera. Bene, ragazzi, io ho il volume altissimo del microfono, vero? Sì, mamma mia, lo vedo lì proprio altissimo. Già. Proprietà, Dica. E ma te massimo stai il 80, quanto nei suoi pensieri com'era quella cosa? L'hai messo come col sacco? perfetto. Ok, ora dovrebbe essere meglio, esatto. Buonasera, signori. Bene, Buonasera, bene, bene. buonasera. Allora, ci siamo? Sì. Tu che auto salgo? Questa qua. Questa qua Sono blindata. Ok, blindato, sono perfetto, blindato. salgo. Aspetti che le apro. Venga No, qua, salgo qua dietro, giudice. salgo. Quindi è più facile salire dietro se lei stava fuori. Qua Opa. Grazie. apposta. Andate prima voi, ragazzi. Com'è andata la serata, giudice? Bene, 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 sono atterrato poco fa. Bene, Com'è andato il volo? bene, è andato bene, devo dire che sono atterrati puntuali, sono atterrati. Meno male, meno male. Lei invece com'è andata la serata? Ottimo, si può dire abbastanza bene. Dopo una camminata con il procuratore Stanno Sacco. chiamando, secondo? Pronto? Oh, dove stai? Salve, la scorta, siamo partiti con la scorta. Siamo al 37, siamo sopra il civico 37 sul ponte. Stai sul ponte? No, siamo ancora prima, siamo ancora allo Santos. Stiamo entrando sul ponte, guarda, stiamo entrando. Va bene, faccio veloce, E faccio certo, veloce. giudice Se no, sai che Gardner. già è in ritardo di Ehi, 20 Gardner, minuti, eh? giusto si chiama? Perfetto, Gardener, sì, 20 minuti che già in nome di ritardo. merda, Salve, arrivederci. salve. Sì, mi segnalava che siamo in ritardo di 20 minuti già, quindi sì. Spero di non trovare traffico qua su, magari su un posto di blocco se fanno. Allo GPO alle stelle? Sì, ho la GPO alle stelle, ma tanto lo stesso Quando non. siamo venuti Anche non se al c'era 100, anche niente. se al 99% funziona, quindi. L'importante è che la non sacca la temperatura. L'importante è che non salga la temperatura sopra i 70 gradi. Se sta sotto i 70 gradi va bene. Vuol dire che il PC rinfresca bene la scheda via.
50-42 interdetto qua. Oh, bella New York. Sarà Siamo veramente una arrivati. Oh, siamo gioia. arrivati. Bene, Dovina proprio. mille. Le persone. Prego, prego. Buonasera. Buonasera, buonasera. Salve. Buonasera. Buonasera. Prego, formate in due file, una a destra e una a sinistra. Uno da me, alcuni da me. Alzate le mani. Bello passare i posti di controllo così, perché sei giudice. Mamma mia. Mi piace. No, non so, per mouse. Buonasera. Ah, Oddio, oddio. buonasera. Clark, Buonasera, aspetta. signori. Sempre puntuale come sempre, Vabbè, sono solo andiamo. 22 minuti di ritardo, non è niente. figurati. Dai, iniziamo, fate entrare tutti. Ho fatto di peggio, insomma. Dai, sì, purtroppo. Allora. Ma vedo la sala piena di gente, pieni di imputati. C'è fuori la Stanno gente, stanno arrivando. entrando. Già che c'è un avvocato, grazie a Dio. Allora. Chi è l'avvocato? Non so come si chiama. Ma lui è il cancelliere? Sì. Ma sei un cancelliere Buonasera. ufficiale ora o Che... Allora, Più o io meno, ho chiesto a Pan, mi ha detto per stasera, e che te devo dire? dai. Aspetta un Tanto... attimo, Mo' mi faccio quello che senti prima a me. C'è stato dato ordine di non dare servizio al meteutile e obbligo di firma, perché non ancora siamo pronti per farli. Perché siete Quindi non lenti, date. mamma, che procura lenta questa. Non ho mai visto una procura così lenta come... Ma sai che ho la bodycam attiva, sì? Anche Ok, io? appena stampo ti faccio vedere. A patto faccio un macello. Beh, E io ti sente aspetto un disse cosa. attimo. Io aspetto Pat, un siete attimo. lenti come procura. Vabbè, me lo devo. Supporto a mio supporto. Buonasera, Pat. Lascia. Ah, La procura è lenta. ma tocca a me, tocca a me? No, no, no. È il mio momento? Ma che Diciamo, vuole lei? parte lesa. Ma io che devo Andiamo, fare? dai, Venga qua, cancelliere, Pat, giudice, venga qua, venga andiamo, qua. andiamo. Giudice, Buonasera. cancelliere. Buonasera. Pietro, non è che... Nel Buonasera, giro buonasera. Mi pietro. segnalano che la procura è lenta. Mamma mia, giudice. Mi Se noi siamo sembra lenti, che la lei procura è lenta. sembrava Mi tipo... sembra che la Ah, procura è lenta e ancora non coglione. avete sistemato il socialmente utile l'obbligo di firma. Mamma mia, Ma vergognoso. non È lo so, vergognoso, non siamo lenti. seriamente vergognosi siete, mamma mia. Niente, Ah, niente. santa. Vuole proprio Dai, essere. iniziamo, giudice, che nel Andiamo. frattempo... Andiamo, Vabbè, dove sta cancelliere qua? Cancelliere, primo processo? giudice. Aspetta, perché mi sono... Questi sono entrati tutti. Sì. Abbiamo Vanessa King, è presente? Oh, è di patto. Wow. 10-4. Verifico quali sono gli imputati, Sì, sono verifica destra. quali sono gli imputati presenti. Oggi ci divertiamo. È routine per me. Io me l'ero pure scordato. Ci sono i progetti. No, io lo sapevo bene. Non mi sono ricordato mentre sto a cena. Non No, io lo sapevo che c'erano è che sono processi. abituato che erano martedì, ma non è mercoledì. Sì.
Comunque non si è cambiato di una virgola, no? Cioè, Washington non ti ha cambiato proprio niente. No, perché in che senso Washington non per niente? No, so che sei stato per un periodo a Washington, pensavo fossi cambiato un Sì, po', invece no, anzi, uguale, assolutamente no, sono sempre uguale. Bene, io. Non invecchio bene. Mi mai. fa piacere. È andato a conoscere i nuovi capitani, comandanti federali, No, non ho avuto FBI. modo, non ho avuto No, modo, Stone abbiamo due no, no, no. processi su 8. Ah, Ma come? buono! Solo due? Chi sono uno? 008 e 003. Perfetto. Proprio processi che non... Un cazzo, vabbè. Vabbè, 003 se non c'era mi sembrava abbastanza ridicolo. Figurati. Ma da quanto so, 003 e È un 004 sono messi patteggiamento. insieme. No, patteggiamento 003, quindi mi stupivo se non ci sarebbe fosse stato. Va bene, vi annuncio. Sì, sono tutti Con le pronti, teste sì. No, d'azione. sono pronti, sì. Entrare sono entrati tutti. Andiamo. Se non sono pronti, attaccate, attaccate. Iniziamo Iniziamo andiamo, quale? iniziamo. Con 003, direi. I presenti. Con Sì. 003, iniziamo. Va Vai, vai. bene. Buonasera signore e signori, tutti in piedi in aula, Mamma mia. processo 003, lo Stato contro Aziz Soleimani. Presiedono gli onorevoli Clark Foster e Will Gardner. Dio Via, via. benedica gli Stati Uniti d'America e questa rispettabile corte. Buonasera a tutti, signori. Buonasera a Oh, tutti. Buonasera. procuratore. Buonasera, signori. Scusi, scusi. Buonasera, buonasera, accusa, buonasera, difesa. Faccio io o lo fai te? Mi Buonasera. senti? Mi senti? Faccio È bassissimo. io o lo fai Passo te? in ordine, se non so allora Vai, fai vai, vai, male. vedo così ripasso. Bene, buonasera, accusa, prego, procediamo. Sì, Vostro credo si onore, siano gli non imputati dovrei. sbagliati al tavolo. No, è Aziz Sulemani hanno chiamato, no? E allora? Processo 003. Vostro onore, mi scusi, prima del Vabbè, signor andiamo col Sulemani ci 003. sono altri due processi? Iniziamo con i presenti. Così deve per dar tempo agli assenti di magari di venire. Sempre fatto così, procuratore Sacchi. Prego, iniziamo con l'accusa. Nulla, vostro onore, ieri siamo arrivati a un dunque Iniziamo bene. col signor Sulemani e il suo avvocato qui Non siamo più presente vicini a poter e si sparlare è degli giunti a altri. un patteggiamento per i reati imputati, ovvero il reato di Sai che abbiamo favoreggiamento parlato a togliere? rispetto Sì. al signor Aziz. Per una sanzione pecuniaria pari a 20.000 dollari e un anno e 6 mesi di pena detentiva. Bene. Difesa, buonasera. Concorda Buonasera. il patteggiamento appena descritto dal procuratore Sacchi? Confermo, confermo. 20.000 dollari di sanzione pecuniaria e un anno e 6 mesi di pena detentiva. Perfetto, allora a questo punto comunico che accetto il patteggiamento e lo dichiaro ufficiale. L'udienza è sciolta. Prego, Sbagliavo, scusa. deputato, venga pure qui da noi che facciamo la multa. Io? Sì, venga dal giudice qui. Arrivo subito. Fai tu la multa. Aspetta. Signor giudice, buonasera. Sì, gliela fa il giudice Gardner. Gliela fai Ero tu provvisto anche di alla. cavigliera, mi togliete Sì, anche la gliela cavigliera. toglieranno in Ok, carcere quando uscirà dal carcere. ok. Ok, perfetto. E la fai tu? Sì, un attimo. Qual conto procura? La fai? No, col procura non c'è. Ah, perfetto, come vedi. Allora, un attimo, ne faccio la multa. Abbiamo detto 20.000. Sì. Sì. Deve pagarla entro 7 giorni, signor Suleimani. Mi raccomando. La pagherò il prima possibile, anche È adesso. importante che la paga entro Aspetta, 7 giorni. aspetta. La cauzione l'ha Ok. pagata? Perfetto. Sì, 50.000 di cauzione già pagati. Ciao, 506. Ok, è arrivato. Sì. Ok, la paghi. Sì, lo so, Evan, so che sei tu. Ah, non ho contanti. Devo pagarla Vabbè, la paghi dopo. entro 7 La paga giorni, lui. l'importante è Ok, questo. Buona perfetto. serata.
salve. Grazie mille. Arrivederci. Accompagnatelo al carcere, Marshall. Ok. Bene. Ora passiamo all'otto. Ti ho fatto mettere lavoro al fly. Eh? Hai fatto fare così magheggi. Perché non avevi... No. Adesso c'è qualcuno che si arrabbia. 0-8. Posso già iniziare? Se... Sì, vai, vai. Sì, sì, possiamo già iniziare. Aspetta, prima guarda se l'hanno già portato via il tipo, in caso sì, sì. Ok. Vabbè, in caso dico anche... Vabbè, no, in caso dici se... Sì, vabbè. Guarda se ce l'hanno già portato via. Mi metti il beige della procura per fuori? A te? Vedo la barba molto più folta, la mia barba molto più folta, vedo. No, è uguale. Stanno ammanettando adesso, diamogli ancora due minuti. Se tu sei? Già per lo già mandato in cattura. Già iniziamo ora stasera, vediamo adesso con Pat se riusciamo già stasera a farne qualcuno. So che non c'è poteri, quindi ancora non c'è potere su questo PG. Un attimo che stavo parlando con la chat. Procuratore, cancelliere, ma mi sta stessa cancelliere, mettiamo il muratore. Nessuno. No, scusami se non mi porto i gradi a memoria. Procuratore, ora? Perfetto. Ora è buono, ora non la devo castigare. Ma non devi piangere. Ti metto per la polizia? Sì, sì, mettimela, poi scriverò io a mezzogiorno che mi sono messo perché serve a fare multe. Dillo pure a me. Sì, sì. Se lei ha il numero di mezzogiorno, così posso chiamarla al telefono. Ce l'hai il numero di mezzogiorno? No. Non gli era passato? Per ovvio, sempre no. Full, signori. Come per fortuna. Lei oggi è mezzogiorno? No. Questo non mi sembra molto convinto. E come mai le sembra questo? Mi verificate se Harold Cooper è nell'albo? Un secondo, se riuscite. Se no guardo chi? Io. Harold Cooper. Harold. Sì, ok, l'ho visto io. È il suo avvocato d'ufficio. Va bene, okay. Vai, va bene, va bene. Perfetto. Oh, ma perché mi dà solo dispatcher sul lavoro della polizia? Buonasera, signori. Beh? Si chiama dispatcher. Cosa? Il lavoro della polizia, non mi dà tipo agente. Mi metti in un grado diverso. L'ho messo, mi dà solo dispatcher. Dio benedica gli Stati Uniti d'America e questa rispettabile corte. Buonasera, signori. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera, accusa. Buonasera, difesa. Buonasera. Prego, iniziamo pure, accusa. Buonasera vostro onore, buonasera difesa. Per quanto riguarda il processo 08, lo stato contro Tony Sfera, l'accusa richiede il rinvio della sezione a giudizio a settimana prossima, in quanto si stanno svolgendo delle ulteriori indagini e i corpi dei dipartimenti prelevanti in questo stato non sono riusciti ad arrivare a un punto delle indagini effettivo. Quindi la procura stessa è pronta a pagare l'avvocato che è venuto qui questa sera come avvocato privato rispetto al signor Tony Sfera, ma richiede un rinvio di una settimana. Procuratore, hai i fascicoli cartacei con lei? Assolutamente sì, ma non li consegnerò alla difesa proprio per il motivo. E me li può consegnare a me per fuori che vuole un attimo visionarli. Che bella sta cosa, raga. Adesso ci sono questi documenti, bellissimo. Ci faccio passare le prove dal... Era passato? No. Ci faccio passare le prove così dagli procuratori. Ok. Dice? Stavo guardando... Ok. Mi chiede di Marshall quanto tempo gli devono dare. Madonna mia. Giudice. Fatto una cagata, ha fatto. Eh? Fatto una cagata, ha aperto un link nel documento. Basta la voce. Lo so, ma non posso. Sono bloccato, procuratore. Ma porco cane.
Abbiamo un giudice incastrato. Aiuto. Signori. Ce la fai? No. Oh no. Onorevole. Ragazzi, sono bloccato. È bloccato. Madonna mia. Vediamo un po' qua. Guarda la dual chrome. Ok, sono rientrato. Ok, ok. Rieccomi. Okay. Comunque sì, signori, accetto il rinvio... Devi far parlare prima la difesa per vedere se sei d'accordo anche la difesa. Cioè, difesa, se la difesa deve essere d'accordo. Signora. Sì. La difesa comunque stava convocata. Se lei non è d'accordo, gli dice scusami, prima mi convochi e poi mi ci ando a casa. No, no, cioè... se io decido che l'accetto e basta, possiamo anche parlare. Se le motivazioni sono valide, sono valide. Che reato ha fatto? Saldi non tracciati. Esatto, diciamo. Sì, aveva $600,000 non tracciati. Quanto? Quindi, esatto, quindi, no, se... sì. Aspetta. No, c'hai cioè 80,000. $628,000 non tracciati aveva. Quindi... Qua è scritto 80,000, sta scritto. No, no, posso essere non tracciabile $600,000. Ah, allora sì, allora sì. Più di 80k, perché il reato è quello. Ah, ok, ok. Quindi accetto il rinvio, perché ci sa se c'era una ragione dietro sta cosa, assolutamente okay, sì. Ok, ok, ok. Sì, la corte dichiara di accettare appunto la data del rinvio del processo la settimana prossima. È sospesa la settimana prossima. Grazie. Mi chiede Danny Marshall quanto dare a quel ragazzo. Dimmi. In minuti. E quello che c'è scritto sul codice penale. Un anno e sei mesi sono... Vanno sul codice penale, cosa equivalgono un anno e sei mesi. Un anno e sei mesi equivale a... Quanto ne hanno? 2 anni e 6 mesi o un anno e sei mesi? Mi sa un anno e sei un mesi. Anno. 30 minuti. Un anno e sei mesi sono 20, tra i 20 minuti. Ah, no. Un anno e sei mesi sono 20 minuti. Ecco. Cosa vogliamo fare? Perché non facciamo, chiediamo, mi chiami un procuratore qui dentro. Subito, chi preferisce? Procuratore generale? Subito. 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 Ti manchino. Su, maestà. Ma ti sei rotto durante il primo processo, No, ma sento cosmittami. Mi sono rotto il link del cazzo. Qua. Non aprire mai il link sui documenti, perché non ti si blocca tutto. Bene. Procuratore generale, buonasera. Che fashion. Buonasera, visto lo stile. Comunque, procuratore, volevo chiedere. Comunque, se adesso non si muovono a segnare e aggiornare le cose sul foglio, li licenzio tutti. Ok, procuratore, buonasera. E, gli altri sono assenti, giusto? Abbiamo ancora pubblico in aula, vogliamo farli fuori i processi o volete farli in ufficio? Do la scelta a lei, no?
Si consulti con i suoi colleghi. Si consulti con i suoi colleghi. E mi ci fa sapere. Sì. Io ho detto, secondo me, da mettere come legge che ti devi presentare al processo. Veramente. Non puoi mettere come legge, tanto la legge o meno, è legge anche non sparare a una persona, eppure la gente ci ma spara. Scusatemi una volta. Si prende. Ora, domanda. Il mandato di cattura è $35,000 di multa in più. Ragazzi, e non sono pochi, fidati. Visto. Ora. Scusatemi, Visto che... Scusami, Inchinati. Inchinati. Aspetta. Perfetto. Così e così, va bene? Perfetto. Okay. Allora, domanda. Stiamo lì fuori che c'è gente. Ok, allora okay. Partiamo col 003. C'è un ragazzo e due agenti, ma stanno... Okay, il 3 l'abbiamo fatto, no, iniziamo dall'1. No, 003 l'abbiamo fatto. Siamo dall'1. Sì, prendiamo dall'1. Vai. Vai. Sembra che è venuto qua a darci un mazzetto. Buonasera, signore e signori, tutti in piedi in aula, processo 001. Lo Stato contro Vanessa. Lo fai tu questo. Presiedono gli onorevoli. Lo senti? Foster e Will Gardner. Dio benedica gli Stati Uniti d'America e questa rispettabile corte. Buonasera. Allora, vedo che non c'è una difesa, male, quindi accusa, prego. Buonasera, giudice. Lieto di rivederla. Allora, siamo qui per il processo 001 nei confronti di Vanessa King. Bene, allora, la signorina King, diciamo, è qui, è imputata, non è qui, ma è imputata in questa sede. Per il reato di minaccia pubblico ufficiale. In particolare, durante le fasi di arresto, nelle celle ha minacciato più volte gli agenti, in particolare la minaccia più grave che ha portato in seguito al suo rinvio a processo è quella di voler sparare tutti gli agenti di polizia. Bene, abbiamo anche una registrazione video, in questa sede magari posso trasmettere l'audio, se mi date il consenso. Prego. Tanto abbiamo già tutto. Venga al monitor. Prego, sì, prego, venga. Con i PC qui. Ok. Allora, un secondo solo. Comunque le prove sono tutte depositate qua nei fascicoli, potete visionarle con calma, è giusto per... Così anche... Sì, non si preoccupi. Allora... Cosa condivido? Niente, lo so. No. Vado, Prego. No, anzi, ti posso dire una cosa? Prima di andare in carcere. Dica. Prima volevo essere dalla vostra parte. Adesso mi fermo, vi sparo. Oh, senti questo. Che ha detto? Ma processo questo, Diciamo, questo è il momento saliente dove si dice ogni fermo vi sparo. E niente. Questo è tutto, giudice, per quanto ci riguarda. Perfetto. Torno al mio posto, grazie. Forse. Perfetto, grazie. Avete testimoni? Abbiamo testimoni. Non abbiamo testimoni, negativo, giudice. Ok, potete andare con le arringhe finali. Bene. Allora, siamo in questa sede per il processo di Vanessa King e nei suoi confronti l'accusa propone per il reato di minaccia a pubblico ufficiale una sanzione pecuniaria pari a $50,000 e 3 anni di pena detentiva. Inoltre richiediamo di procedere con un mandato di cattura in modo da poter rintracciare la sua carriera. Perfetto, ci ritiriamo allora. No, cioè, guarda, noi siamo un po' too much, essendo che dobbiamo aggiungere... Sì, è stato clip, con la musica e copyright. Visto che dobbiamo aggiungere il mandato di cattura quando lo prenderanno, 50.000 sembra un po' troppo. Sì. Io direi 25.
Quindi abbiamo 100 cifre tonda. Eh no, è 90 se do 25. No, 75.000 Ah, dollari. 75, è vero, ok, quindi 25. E gli anni quanto hanno chiesto? Anni, 3 anni. 3 anni. Secondo me va bene come pena. Allora, vediamo un attimo. 3 anni sarebbero. Però tu, questo qua è stato fatto quando il codice penale non è ancora stato cambiato, quindi ti devi ricordare quello che c'è stato 45-40 prima. minuti. Troppo? Va benissimo. Va benissimo, 3 anni. Quindi facciamo 25.000 e 3 anni. La minaccia pubblica ufficiale, appunto, ora non è più così. Esatto, non è più, non possiamo guardare. Comunque, Appunto. sì, va bene, 3 anni, sì. Perfetto. Ok, allora possiamo andare. Ok, prego, cancelliere. Signore e signori, tutti in piedi in aula, presiedono gli onorevoli Clark Foster e Will Gardner. Buonasera. Eccoci, Allora, buonasera, abbiamo giudice. visionato i fascicoli e la Corte ritiene l'imputata colpevole del reato di minaccia pubblica ufficiale e la condanna a 3 anni di reclusione e a 25.000 dollari di sanzione pecuniaria, più il mandato di cattura approvato. L'udienza è sciolta. Ci ho provato a fare. Non ce Ti la fai, come faccio io? hai sentito? Non ce Così. l'ho, non posso. Non posso, c'ho mio padre che dorme a fianco, in pratica. E Ma cosa facciamo hai? un 002. 25? No, tipo sulla scrivania sbatte il pugno. Esatto. 002, vai. E c'è anche il testimone, mi sembra, per questo comunque. Allora, vai. Buonasera, signore e signori, tutti in piedi in aula, processo 002, Chi lo fa questo? lottato contro Sì. il treno La Rossa. Pronto l'archivio. Presiedono gli onorevoli Clark Foster e Will Gardner. Dio benedica gli Stati Uniti d'America e questa rispettabile corte. Buonasera a tutti signori, buonasera accusa. Prego, accomodatevi. Prego, Buonasera, vostro onore, buonasera difesa che non c'è. iniziamo pure, accusa. Sì, per quanto riguarda il signor Treno La Roccia, l'accusa chiede l'archiviazione. Va bene, allora a questo punto accetto la richiesta di archiviazione in quanto la richiesta è detenuta dall'accusa. L'udienza è sciolta. Meno male ci doveva essere il testimone. Oh, comunque secondo me, cioè, è inutile che facciamo sempre avanti e indietro a sto cazzo di stanzino. Mettiamoci sempre Concordo. là No. e il cancelliere dice ogni volta inizia il processo. Noi siamo lì No, davanti, no, cioè. no, no. Che adesso lo leggo un No, più attimo. che altro per sti cosi fantasma, un po' una rottura di coglioni veramente. Vado? Mo chi ci Tanto. sta? Il 4. 004, sì. Butch Cassidy. Vado? Sì. Fai tu ora, Gardner. Ok. Buonasera signore e signori, tutti in piedi in aula, processo 004, lottato contro Butch Cassidy. Presiedono gli onorevoli Clark Foster e Will Gardner. Dio benedica gli Stati Uniti d'America e Non questa lo rispettabile corte. È che anch'io Buonasera. non Procuratori. l'ho visto, perché l'ho visto quando fisso i processi, quindi guardo prima le Buonasera, vostro prove. onore. Buonasera, difesa Prego. che anche qui non c'è. Trattiamo il caso di Butch Cassidy, arrestato per minaccia pubblica ufficiale e oltraggio pubblico ufficiale. Una volta arrestato il signor Cassidy, in cella ha continuato con le sue minacce, minacciando poi espressamente gli agenti di tagliargli la testa. Ok, Se posso avete. avvicinarmi, vi Certo. faccio vedere il fascicolo. Prego. Me lo passi a me? Sì, faccio vedere.
Nel mentre che leggo il fascicolo, sì. Vuole far sentire la registrazione? Sono un po' impossibilitata. Ok, allora guardo il fascicolo. Non mi appare la... Ok, ho visionato il fascicolo, potete procedere, avete testimoni? Come si può evincere anche dal tono, il signore sembra anche sotto effetto di sostanze stupefacenti. Beh, lo raddoppiamo, che problema c'è? Quindi si può anche magari ipotizzare un uso continuo di droghe, quindi pericoloso per la società e anche per se stesso. Aspettare. Bene. Ok, testimoni non ne avete, giusto? Negativo. Ok, allora possiamo andare con la riga finale. Ok, data la pericolosità del soggetto, che sembra molto alterato, trasandato, da come si può vedere alla bodycam, l'accusa chiede $100,000 di sanzione pecuniaria e 5 anni di reclusione. Ok, ci ritiriamo. Un po' too much, nel senso. Allora, secondo me un $10,000 in più dell'altro bisogna darglieli, perché l'accusa è, mi sembra un po' più grave. Cioè non l'accusa, ho visto la prova video, mi sembra abbastanza grave. Sì, ha detto proprio esco e ti taglio la testa. Invece quello l'ha detto appena ti vedo ti sparo. Quindi darei un po' di più di multa. Sì, 35.000 e 3 anni. Quanto? Io direi 5 anni qua. 35 e 5 anni? Esatto, 5 anni sono... 5 anni sono tanti, eh. Sono 35 anni. 40 minuti. Sono tanti, secondo me. Vabbè. Abbiamo 5 anni? Sì, sì. Quindi 30, non si è neanche presentato a processo, quindi va bene. Vabbè. Prego. Vado, vado. Vado? Ok, sì. Perfetto. Signore e signori, tutti in aula. Presiedono gli onorevoli Clark Foster e Will Gardner. Buonasera di nuovo. Abbiamo visionato i fascicoli e la Corte reputa l'imputato colpevole per il reato di minaccia a pubblico ufficiale e lo condanna a $35,000 di sanzione pecuniaria, a 5 anni di pena detentiva e mandato di cattura. L'udienza è sciolta. Ma l'ho fatto un po' più forte. Ora sì, si sentito bene. Bene, bene. Mi piace. Allora, dimmi una cosa. Io, se volete, e invece che fare i procuratori, volendo vi posso far sentire le clip io, cioè se volete. Però per questo c'è solo una clip che fa vedere l'evasione. Non c'è niente di minaccia o roba. Però se volete che ve la trasmetto. No, no, vai avanti. Io voglio che passi processo. La 05 stai dicendo? No, è la 6, quella dopo. Però adesso non c'è niente. Ma vabbè, va 0,5, giusto? Sì. Ok, andiamo. Andiamo avanti? No. Aspetta. Facciamo 0,5. Sì, è 0,5. Scala fa tu? Sì. Buonasera, signori e signori. Tutti in piedi in aula. Processo 005. Lo Stato contro Luna Sky. Presiedono gli onorevoli Carl Foster e Will Gardner. Dio benedica gli Stati Uniti d'America e questa rispettabile corte. Buonasera a tutti signori, buonasera accusa. Prego, iniziamo. Buonasera vostro onore, buonasera alla difesa che anche in questo caso non c'è. Oggi trattiamo anche il caso di Luna Sky. La ragazza è sfuggita al controllo di un posto di blocco degli agenti di polizia a Los Santos
e è scappata su un'auto, si presume, di amici suoi. Dopo un breve tragitto l'auto ha avuto un incidente, la ragazza è stata sbalzata fuori senza conseguenze fisiche ed è stata poi arrestata. Una volta interrogata nella centrale di polizia, si è rifiutata di fare i nomi dei ragazzi che hanno prelevata sul posto di blocco. Ok. Altro da dire? No, nient'altro. Bene, allora prego, passiamo con le ring finali, se non abbiamo testimoni. Sì, vorrei chiamare la gente. Fred Scott al banco. Ok, prego, cancelliere. Prego, gente. La ringrazio, cancelliere. Metta la mano sulla Bibbia. Ripeta dopo di me. Sta urlando. Ripeta dopo di me. Giuro di dire la verità. Giuro di dire la verità. Tutta la verità. Tutta la verità. Nient'altro che la verità. Nient'altro che la verità. Consapevole della mia responsabilità morale e giuridica. Consapevole della mia responsabilità morale e giuridica. E di non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. E di non nascondere nulla di quanto a mia conoscenza. Prego. Buonasera, testimone, si identifichi. Hola, grazie. Buonasera, vostro onore. Io sono l'agente Fred Scott, matricola 055. Prego, procuratore. Grazie. Buonasera, agente. Le ricorda questo fermo stradale con la signorina Luna Sky? Allora, ricordo benissimo quella sera. Non se lo può raccontare? Assolutamente sì. È stata una serata molto, molto difficoltosa per il nostro lavoro. E, la signorina era stata posta a un fermo di polizia in quanto... diciamo era stata fermata da una pattuglia con il suo veicolo e la signorina è scappata al controllo salendo, buttandosi praticamente nell'auto di queste due persone, un'auto di colore arancione, una Toyota, e c'è stato un lunghissimo 10-80 anche molto pericoloso, dove hanno rischiato anche di uccidere delle persone. E durante l'inseguimento i signori avevano fatto un incidente, la signorina è sbalzata fuori dal parabrezza, è rimasta molto molto ferita, siamo riusciti ad arrestarla. Gli altri due invece hanno praticamente fatti coraggio, sono riusciti a scappare. La signorina però è stata posta in arresto, è stata portata in centrale e ovviamente gli sono stati letti i diritti, è stata offerta la possibilità di un avvocato, lei ha rifiutato tutto e poi è stata interrogata. È stata interrogata, ha rifiutato di... fare i nomi delle persone che l'avevano salvata da quel posto di blocco, in quanto all'epoca, prima del cambio di legge per la guida senza patente, era previsto l'arresto e la signorina voleva scappare proprio ad un arresto. Abbiamo più volte in tutti i modi cercato di convincerla a collaborare, offrendo degli sconti di pena. Abbiamo fatto il possibile. Però la signorina ha voluto coprire e favorire la fuga di quelle due persone. Ok, secondo la sua esperienza, sì. Perché la signorina è scappata, oltre alla patente che non aveva? Ma sicuramente, diciamo, scappando lì per lì ha impedito anche il controllo dell'autovettura. Che poi non è stata più ritrovata, presumibilmente era anche una vettura rubata e voleva sfuggire all'arresto. Ne siamo pieni ogni giorno di persone che cercano di sfuggire al controllo della polizia. L'auto arancione l'avete più rivista?
Purtroppo non è stato più ritrovato. Quanto riferito dagli agenti, l'auto, diciamo, i signori l'hanno gettata in mare e non è stato possibile recuperarla. Va E i bene, grazie. signori sono spariti. Grazie. Grazie a lei. L'accusa è finita, vostro onore. Bene, testimone può tornare al suo posto, grazie. Grazie, vostro onore. Accusa completato, oppure allora procediamo con le ringhe finali. Procedo con la ringa finale. Appurato anche dalla testimonianza dell'agente Fred Scott, è chiaro che la signorina stava scappando sia perché l'auto fosse rubata, sia per chissà quale altri motivi, dato che sfuggiva al controllo, magari potrebbe aver buttato via dal finestrino qualche sostanza o qualche arma da fuoco pericolosa. In più, già che dei ragazzi arrivano lì a salvarla da un posto di blocco, fa sembrare che la signorina faccia parte anche di un gruppetto piuttosto organizzato. Detto ciò, l'accusa richiede 70.000 di sanzione pecuniaria sulla signorina e 4 anni di reclusione. Va Ho bene, finito, accusa. vostro onore. Invece la corte si ritira per deliberare. Beh, allora, io so. La qua cercando di scappare. Quella non l'hai presa, è caricata, se la so volevo portare via. Poi sono riusciti ad arrestarla, insomma. Voi giovento. Eh? Amoreggiamento, stavo Inanella. dicendo. Allora, prima la minaccia, poi minaccia. Favoreggiamento metterei tipo un. Fare tipo 20.000 più 75, verrebbe fuori tipo 95.000. No, Fai 25.000, boh. un po' di meno, perché minaccia è più, un po' più grave, sai. Ok, dai, gli anni vanno bene 4. Prego, Sì. prego, annunciaci pure. Sì, Ventura ha il PG identico al Signori mio. tutti in aula, presiedono gli onorevoli Clark Foster e Will Gardner. Bene. Allora, la corte ritiene colpevole la signorina Luna Sky per il reato di favoreggiamento. Ed è per questo quindi che la condanna a 70.000 dollari, scusatemi, a 20.000 dollari di sanzione pecuniaria con conseguente mandato di cattura, quindi 95.000 dollari, e una pena detentiva di 4 anni. Con questo è tutto, l'udienza è sciolta. Ne abbiamo ancora uno, il 7. Sì, lo fa lui. Cosa? Lo fa lui. Se, Ah, il 6. se, Il 6. no. Ah, 6. Oddio mio. Quindi sono 2. 6 e Ah, 7. Vai, vai, annuncia. andiamo. Buonasera, signore e signori, tutti in piedi in aula. Processo 006, lo Stato contro James Hernandez. Presiedono gli onorevoli Charles Foster e Will Gardner. Dio benedica gli Stati Uniti d'America e questa rispettabile corte. Buonasera. Prego, accusa. Buonasera, vostro onore. Difesa non c'è. Trattiamo il caso di James Hernandez. Allora, il signor Hernandez è stato beccato mentre colpiva a morte un soggetto vestito di maglietta bianca sulla strada che porta al ponte di New York. Una volta che la pattuglia l'ha visto intervenuta, ha placato il soggetto, disarmandolo anche, e mentre lo portava sulla pattuglia per poi andare in centrale, è stato raccolto dai suoi complici ed è stato portato via. Terminato vostro onore. Ok, avete dei testimoni? Sì, abbiamo un fascicolo con una bodycam. Ok, prego. Senta anche il rumore molesto da parte sua, eh. Sì.
Comunque la GoPro l'avevo già visionata. Ufficiale. Ok, se non c'è altro potete andare con le ringhe finali. Sì, dato che il signore sembra molto pericoloso, perché per colpire una persona con una mazza da golf, quasi per ucciderlo, insomma, bisogna avere un bel po' di armi. Oddio, mia. Il signore sembra anche in questo caso far parte di un gruppo organizzato, dato che l'auto è passata lì per salvarlo due volte. Agente, è tutto ok? Agente, è tutto ok? Per cui l'accusa chiede 200.000 dollari di sanzioni pecuniaria. Agente, ma 10 anni di reclusione. Ho terminato. Ci serve supporto qui al civico 53. Perfetto. Ci ritiriamo. Cattiva. Ma secondo me è da solve. Allora, l'hanno rinviato a processo per evasione. Ma lui non è evaso, ha provato a scappare, ha fatto resistenza all'arresto. Cioè, non è evasione. Ah, no, aspetta. Fammela vedere tutta la bodega. Aspetta, agente, due persone a terra vuole parlare. No, ma sì, sono l'evasione, aspetta. È salito sulla macchina, salito. Sì, sì, ok. Ok, è evaso, non l'ho messo fino alla fine. Però ascoltami, cioè, non mi fate nemmeno parlare. Ok, agente, posso parlare? Potrà parlare, certo, potrà parlare. Che ne so, non ancora questo. Signore, ancora allontanati, mi vanno allontanati. Ah, ok, non lo sapevo. Oh, vabbè, dai. No, vabbè, raga, stavo guardando il video io. L'hai visto? Sì, sì. Allora, evasione 200.000 è un po' troppo. Secondo me, essendo che è anche il mandato di cattura. Diamogli 100.000 più 75.000. Quanto? 100.000 più 75.000. E di mesi? Evasione quando dà? Non c'è scritto. Non ci sono scritti i mesi sull'evasione. Però qua che erano 10 anni. Ah, certo, questa è la nostra scelta. 10 anni quanto sarebbe? 10 anni sarebbero 90 minuti. Ma io ti direi che va anche bene. Sì. 10? Sì, sì. Sentato vicino pubblico ufficiale da 10 anni. Quindi sì, sì, direi va bene. Ok, quindi abbiamo detto 100.000 e 10 anni. Ok, vai, vai. Signore e signori, tutti in piedi in aula, precedono gli onorevoli Carl Foster e Will Gardner. Buonasera. Allora, buonasera. Ci siamo confrontati guardando il fascicolo che mi è stato dato dalla procuratrice e la corte ritiene l'imputato colpevole per il reato di evasione e quindi... Scusate... avrà una sanzione pecuniaria di 100.000 dollari e una pena detentiva di 10 anni più ovviamente il mandato di cattura. La seduta è sciolta. Mo c'è il 7 che in teoria è un'archiviazione. Annuncialo comunque, così facciamo. Mm-hmm. Sì, grazie. Annuncialo. Va bene. Buonasera signore e signori, tutti in piedi in aula. Processo sì. 007, lo stato contro Dairo Vane Sona. Presiedono gli onorevoli Carl Foster e Will Gardner. Dio benedica gli Stati Uniti d'America e questa rispettabile corte. Buonasera a tutti, buonasera accusa, per cui iniziamo. Buonasera, vostro onore, l'accusa richiede l'archiviazione. Come mai accusa? Non ci sono state fornite prove e quindi non abbiamo modo di accusare appunto il signor Shauna. Va bene. Eventuali reati. In quanto sta richiesta l'accusa, l'archiviazione, la corte accetta l'archiviazione accuse e tiene l'udienza sciolta. Bene, fine dei primi processi, signori. È
emozionate. E che processo, signore? Mamma mia, comunque, non vorrei dire. Io inizierei a dire che serve a capire. Ragazzi, ecco, mi sono presentato al mio progetto. Ho visto che qualche multa è già alta, ragazzi. Sono l'avvocato. Sono alte le multe che ho dato oggi. Ci sono soldi in giro. Sono l'avvocato. Andiamo. Facciamo un altro processo finto, dai. Dai, ci vogliamo divertire. Processo di Juno Walk. Sì, sta sturla. Dimmi. Ma vaffanbaggio. Io saprei anche perché cosa, però non lo dico. Per stupro. No, il socio. Il socio, il socio. Mi ha estratto 2 settimane. Mi associo. Mi socio. Mi socio, mi socio. La corte la ritiene. Ti associo e ti dissoci. Mi dissocio. Comunque, Garden è meglio che torni dietro la scrivania a fare il procuratore. Che secondo me deve chiedere a Bonnie. Abbiamo finito? No, sì. Meglio Spina. Per me è città. Meglio chiedere a Spina. Dove sono andati i procuratori? Boh. Mignotte. Andate a fare mandati di cattura? Da solo. Se stiamo qua, dove gli fai mandare? La patto dov'è? No, ora. Alla fine quanti si sono presentati? Uno. Due, dimmi. Incredibile. La patto dov'è? Torno anch'io a piedi. Patto non c'è più? Dove è patto? Due, sono. Sta cantando. Non sono ancora presentati. È andato proprio. Le dimenticature non li fate? Io Marshall. Bravo. Vabbè, spero che la pena comunque corrisponda a quanto detto. No. Come si a quanto pare non c'è carta moneta in giro, quindi... Fantastico. Eh? Ma è importante che vadano in carcere. Sì, 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 se non c'è un carcere, cosa che hai detto? Vabbè, io devo tornare in procura. Cosa stai dicendo? Che no, non... Marshall esponeva le sue perplessità sulle condanne. E cioè? Non lo so, no, giudice, chiedevo... delucidi Marshall, se vuole. No, mi chiedevo fare, se la guarda. Le farà vedere sul codice penale, quando corrisponde 10 anni, 5 mesi, 5 anni, e poi sono di fianco le tempo che stanno in carcere. Provvederò, grazie. Io con chi vado? Con chi vuole? Le consiglio il blindato. Io andrò allo Santos ad andare. Procuratori, chi porta allo Santos? Addio. Vabbè, oh, che due coglioni che sei. Chi la porta allo Santos? Ma prende esempio dal migliore, a piedi fino in procura. Vai, vai. Quanto è lontana la procura? Zitto. Come? È lontanissima la procura. No, no, sta qua. Dai, andiamo. Io vado giù blindato. Giù in fondo, sì, a piedi, lunga. Dai, andiamo. No, Cooper. Cioè... un attimo, vado dietro, vai. Cooper, mi accompagnerei allo Santos? No. Accompagnerei allo Santos? Procura... No, prima andiamo allo Santos per me. Prima mi scarichi in procura. No, cioè, sono impegnato io da fare. Il giudice è una carica più alta, direi. No, guarda, se... mi butto di sotto se inizio. No, ma non si permetta. Non si permetta, procuratore. Non si permetta, Santis, non rischi la sua vita. Come? Dica. Sì. Passiamo per la centrale di New York, che vorrei salutare il capitano. Certo. Scusa, molliamo un attimo il procuratore. No, assolutamente no. No. Vabbè, allora sono col cancelliere. Ah. Assolutamente no, il procuratore viene con me, vero procuratore? Assolutamente no. Allora, procuratore, lei deve iniziare a capire che qui ci sta una gerarchia. Se lei vuole ancora restare suo procuratore... Questo si chiama sequestro di persona, signor giudice. La faccio rimuovere dalla corte. Oddio, una gente a terra. Giudice, ci sta il capitano? È stato proposto stasera. Eh? Non è per dire, è stato proposto stasera. Ah, bene. Ecco! Se metto il nostro perfetto, mi faccio un po' una passeggiata, Ma una passeggiata, allora. Passero, ciao. Dai, se lo porto un secondo. Negativo. Va bene, come vuoi. Corello. Oh. Che c'è? Salve Maurizio, salve. C'è il capitano? C'è il capitano o no? Mi guardate? Guardate, che... centrale, no? C'è. Ma mi sembra. Ma per. Vabbè. Mi chiami Marat. Vabbè, andiamo. Portatemi allo Santos, dai, su. Non ci sa nessuno, andiamo allo Santos. Ma veramente Cooper è andato a piedi? Cazzi suoi. No, giudice. Che cattiveria, giudice, mamma mia. Guardami allo Santos, così vado a dormire.
ragazze. Buonanotte a tutti, ragazzi. Andiamo? Lo sento. Procura di Da Santos. Procura. Vabbè, del centrale. Comunque poi il giudice le saprò dire se sarà ufficiale. Non mi porti all'hotel Banner, come sempre, io soggiorno sempre lì. Ah, meno male, mi piaceva quel posto, sa? È proprio dall'altra parte. Infatti. Ma non le piace? Se vuole le faccio soggiornare. No, New York non ci vuole stare, andiamo... Vabbè. Andiamo a Los Santos. Ma vicino al ponte? Il suo... 617, se non sbaglio. Esatto. Ormai so dove abita. Vabbè, ci mancherebbe. Giudice, speriamo di fare altri processi nell'immediato. Sì. Possibilmente un po' più elettrizzanti. Che davvero, eh? Mamma mia. Hai sentito? Eh? Come mai un'auto che la passa a prendere? Perché ha richiesto una marra per andarla a prendere. Chi? È rimasto per piedi? Uber. Scusi. Con estrema urgenza, agenti, per favore. Non ti dico cosa sei. Comunque Nathan. Dopo, procuratore... Sì, procuratore, le devo parlare urgentemente anche. Non al civico 5020? Com'era? Non lo sfidare, evita. 2015? Non guarda, eh? Porello. Ma non le piace proprio una bella casetta a New York, eh? No. Sì, infatti, cioè, la prego. Se vuoi, gliela pago io. Però basta che non ci faccia fare questo gioco. Guardi, facciamo così. Lei è a Los Santos e io mi faccio a piglia da come cazzo chiama? Da Sandy Shore. Sì, al cazzo. Te te la fa a piedi. Io la scorta, scusi per il grado. Ho capito, ma fidati. Io la faccio scorta. Togliere sta cosa, scorta al cancelliere. Giudice, mi scusi. Guarda, ricordati, sei anche no. Un marshal. E quindi che cazzo? Solo durante i cosi puoi farlo. Massimo. Toglimi quella divisa e ti giuro, ti uccido. Ce l'ho detto a tutti. Sì, ma non, cioè, non nell'immediato, per favore. E quando mettono le divise dei Marshall? Allora, nel 15-18. Tanto. Sei fortunato, allora. Ma ci sta ancora Sacchi, carina? Qualche buon'anima utile in sto mondo? Perché? Perché mi servono per la finanziaria, che qua se non faccio io... Grazie al cazzo, sei quello l'unico. Quello dorme. Sei l'unico. Sì, non c'entra. Qualcuno dovrebbe, e capisci benissimo a chi mi sto riferendo, di fare qualcosa, ma vabbè, ha sbolognato tutto. Chi, sono curioso? Edoardo. Chi è Ciao, Edoardo? E Baresi. Oddio, non volevo. Richiamami, Ti richiamo da solo. Baresi mi ha sbolognato di fare il calendario alla segretaria generale, di dare gli accessi, di andare a fare... Poi devo... Se non gli chiedi di fare altri colloqui per le cose... Ma non posso richiederlo io, è l'unico istruttore. Tra poco apro quello del K9, gli ho detto la forza. Sì, ma solo da gente in su, no? Cioè... In teoria, sì. Io devo ancora farmi dare l'ok da Pat per darmelo. Cosa? Ma giudice... No, ma no, dico che cosa, Non a te. No, no, in generale, darmelo proprio. Giudice? Sì? È ancora in occhiettiglia ora? Sì. Porca troia. Vabbè, niente. Le vogliamo bene. A me mi sembra anche una gran cazzata quello che hai detto tu, Ma cosa vuoi? Per cosa? Delle tante che ho detto adesso? Prego, vuoi bene, giudice. Non ne voglio male. Bene, signori, grazie per la buona serata. Arrivederci. Buona serata. Buona serata. Arrivederci. Bene, ragazzi. Io direi che la live può concludersi qui. Vi ringrazio tanto per essere stati qui con me.
Mi ricordo di fare punto schermativo comandi. Per vedere i comandi, punto schermativo YT per vedere le repliche su YouTube. Vi ringrazio ancora tanto per essere stati con me e vi lascio da qualcuno, vediamo chi posso lasciarvi. Da chi vi lascio? Da nessuno, dai, per oggi non vi lascio da nessuno. Vi ringrazio per essere stati con me e ci vediamo alla prossima live. Ciao ragazzi!